WISP Sport e Salute per Tutti. Buonasera, ben ritrovati amici di WISP Sport e Salute per Tutti. Spazio al grande nuoto oggi nella nostra trasmissione, perché ci sono due atleti della società WISP Circolo Nuoto che si stanno distinguendo. Uno è un campione affermato e lo avremo tra poco ai nostri microfoni, Marco Orsi. L'altro è Simone Geni, che sta ottenendo ottimi risultati in questo autunno, e lo avremo dopo anche lui ai nostri microfoni. Ma partiamo subito con Marco Orsi, il nostro campione, che tra poco partirà per gli europei in Danimarca. Ciao Marco. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, abbiamo detto, un autunno anche per te ricco di soddisfazioni, stai andando molto forte in questa preparazione agli europei. Sia a Ravenna che a Viareggio hai ottenuto buoni risultati, anche a Delfino. Sì, guarda, sto avendo un pre-europeo veramente molto brillante, uno dei migliori che ho fatto in questi ultimi 2 o 3 anni, quindi sono molto contento e curioso di vedere cosa farò agli europei. Non solo per i risultati, ovvero primo nei 100 stile anche a Viareggio, ma soprattutto il tempo, 47.02 mi pare uno dei tuoi migliori di sempre. Ah sì sì, praticamente ho fatto il mio migliore 46.07 a Coppa Brema, che abbiamo fatto a aprile dell'anno scorso, e quindi uno dei migliori tempi carico, quindi sono veramente contento e mi dispiace dirlo, ma adesso, ora come ora, vado meglio nei 100 che nei 50. Preferisco i 50 perché è una gara di velocità pura, però sono molto contento di aver raggiunto un risultato così sognato, diciamo, dai. Ecco, quanto è contato la staffetta per questi miglioramenti nei 100? Tu avevi, come hai detto prima, tu hai sempre preferito i 50 a stile, i 100 facevi un po' fatica soprattutto nel finale, mentre poi, grazie anche alla staffetta, secondo me, stai andando molto forte anche nei 100. Più che la staffetta devo ringraziare i miei allenatori, Roberto Daldi e Matteo Cortesi, che stanno facendo un lavoro veramente incredibile con me per i 100, perché comunque portare un cinquantista a un livello così alto nei 100 bisogna essere molto bravi e formati, quindi vedremo, dai. Sicuramente non andrò piano neanche nei 50, perché inizio adesso lo scarico per arrivare al 12 di dicembre al pieno delle forze. Ecco, il 12 partono gli europei, tu sei impegnato, abbiamo detto, sia nei 50 che nei 100. Cosa ti aspetti da questi europei? Tu in Europa sei sempre andato molto forte. Sì, molto forte. Poi quest'anno il campionato europeo in massa corta è, ovviamente, ci saranno tutti i campioni i più forti. Non è come gli altri anni che magari qualcuno stava a casa. Quindi sarà veramente dura puntare a un podio, però noi siamo sempre lì sul pezzo e cercheremo comunque prima di raggiungere la finale, poi ci si divertirà in finale. Poi Vasca Corta, è sempre il stato mondo, il tuo mondo, esatto, esatto. È il mio mondo, quindi cercheremo sicuramente di fare bene, di far divertire anche il mio pubblico a casa, dai. E noi ti seguiremo sicuramente. Con te c'è una squadra, hai nuotato per il Circolo Nuoto in questi ultimi meeting che avete fatto, che sta andando molto forte, quindi c'è anche un movimento bolognese abbastanza in forma, diciamo. Molto in forma, abbiamo ritrovato una squadra, adesso si è un po' equilibrata e siamo un gruppo veramente bello, siamo un gruppo forte e che sta avendo risultati bellissimi. Infatti basta guardare anche Simone, che sta andando molto forte, per un pelo credo non si sia qualificato per gli europei, ma sicuramente arriverà anche lui. Infatti sì, noi Marco ti facciamo davvero un in bocca al lupo. E c'è qualcos'altro prima degli europei o adesso solo allenamenti? C'è qualche meeting importante? O? No, in teoria ci sono le qualificazioni interregionali, però quelle me le fanno saltare. Quindi punterò tutto sugli europei e adesso faremo un piccolo scarico, quindi Non vedo l'ora di partire. Per arrivare al pieno della forma a questo appuntamento in Danimarca, la città esatta non me la ricordo. Erning, ok. Sì, credo, esatto. Sì, 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 è quella. È quella lì, anch'io ho qualche problema con la memoria e con le pronunce. Comunque sì, saremo in Danimarca e spero di fare bene. Ringrazio anche il mio presidente, Mauro Ricucci, perché
mi ha aiutato anche in questo percorso e anche il circonuoto. Ovviamente. Beh certo, tu sei un atleta WISP, noi certo fai anche, sei anche in polizia logicamente, il doppio tesseramento, ma noi ti sentiamo nostro al 100% e ti fiamo tutti per te qui da Bologna. Grazie mille, anch'io mi sento 100% bolognese. Allora, in bocca al lupo a Marco Orsi per gli europei e ci aspettiamo grandi cose da te, e so che non ci deluderai, diciamo così. Lo spero, va bene, grazie a tutti. Ciao grazie. Marco. Ciao. E dopo Marco Orsi, un altro atleta che si sta mettendo in luce con la casacca del circolo nuoto WISP, stiamo parlando di Simone Geni, un astro nascente ormai diventato una realtà, perché sta andando molto forte in questi ultimi meeting che ha nuotato con il circolo nuoto. Ce l'abbiamo in collegamento telefonico. Ciao Simone. Ciao a tutti. Allora, abbiamo detto, abbiamo parlato anche con il tuo direttore sportivo Lorenzo De Santis, si aspettava grandi cose in questi meeting dalla squadra, in particolare da Marco Orsi, poi ci ha detto tenete d'occhio Simone Geni perché sta andando molto forte. Tu hai pagato con grandi prestazioni a questi ultimi appuntamenti, sia a Ravenna che a Viareggio. Sì, devo dire che ci siamo preparati molto bene in questo inizio di stagione e abbiamo fatto, i risultati si sono visti subito. Abbiamo creato un buon gruppo d'allenamento quest'anno, siamo molto amalgamati, affiatati e soprattutto appunto negli allenamenti ci tiriamo l'un con l'altro a vicenda e quindi insomma i risultati sono visti fin da subito anche dai primi meeting nonostante fossimo carichi di lavoro. Adesso in questo meeting a Viareggio abbiamo un po' scaricato e abbiamo fatto molti di tempi limiti, molti migliori, e per cui siamo contenti. Allora, tu fai una specialità che è molto difficile perché fai il 200 misti, 400 misti, mi pare anche i 100, dico bene? Sì, esatto, in corta anche i 100. Ecco, è una specialità molto particolare, devi sapere nuotare un po' tutte le discipline. Qual è il tuo punto forte, dove ancora puoi migliorare per limare quei decimi che ti mancano per arrivare alle grandi manifestazioni? Dunque, il punto forte sicuramente è delfino, perché in partenza diciamo riesco a tenere la subacquea abbastanza lunga e per cui esco davanti agli altri, di qualche guadagno qualcosa, sempre bene o male delfino. Niente, secondo me da migliorare è un po' la gestione della gara, più che uno stile in particolare, perché se magari provo a forzare molto a dorso, poi dopo accuso a rana, e invece se passo troppo piano a dorso, poi dopo faccio fatica a rimontare. Per cui bisogna trovare il giusto equilibrio, secondo me, della gara, della gestione delle energie, e dopo che si riesce a trovare il giusto mix, diciamo, viene fuori un 200 misto buono. Allora, Viareggio sei andato molto forte, hai fatto un 100 da 54-25, un ottimo tempo, una gara di alto livello, a pochi decimi dalla qualificazione europea. Che cosa hai mancato per arrivarci a questa qualificazione? Allora, diciamo che il 100 misto l'ho preparato Non in maniera proprio adeguata, nel senso io mi ero preparato sulla distanza del 200 e il 100 misto l'ho fatto, ma diciamo è venuto di riflesso e è mancato un po' di velocità e diciamo un po' di fondamentali, nel senso il 100 misto è una gara molto tecnica, molto veloce, che è adatta per i velocisti. Per cui uno come me fa un po' fatica subito a prendere il ritmo, la velocità. E ho sbagliato un po' la virata dorsorana, che sono arrivato lungo, lì ci ho lasciato qualche decimo che mi sarebbe servito, diciamo, per ravvicinare il tempo. E peccato, però devo essere soddisfatto perché comunque passare di 8 decimi il mio migliore in un 100 misto è tanto. Per cui il progresso c'è stato e dall'anno prossimo proveremo a preparare bene anche questa gara, lavorando proprio sui fondamentali, virate, subacquee, per essere lì, diciamo. E poi anche c'è da dire che nei 200 sei andato molto forte perché hai fatto un personale da 1,57,38, insomma, ti stai veramente avvicinando ad un livello molto buono che ti ha regalato il podio tra gli italiani, diciamo, sempre, sì. E che ti ha fatto abbassare ancora il tuo tempo. Sì, no, infatti, guarda, sono contentissimo perché vedo il miglioramento e comunque
insomma, come ho detto prima, c'è questo gruppo di ragazzi che ci tiriamo l'un con l'altro e i risultati si vedono e gli sforzi sono ripagati. Adesso sì, sono contento perché appunto ho abbassato il mio migliore, però bisogna sempre vedere sì il bicchiere mezzo pieno, però anche i piccoli difetti che aiutano a migliorarsi sempre, ecco. Ora quali appuntamenti ci sono per te il Circolo Nuoto? Che cosa avete in programma a breve? Allora, a breve avremo le qualificazioni dei regionali che diciamo sono tappe di passaggio, le affronteremo in carico di lavoro, quindi diciamo non ci si aspetta tanto a livelli di tempi. Mentre gara importante saranno gli assoluti sicuramente e la Coppa Brema che ci sarà pochi giorni dopo. Lì arriveremo scarichi, preparati e lì bisogna veramente andare forte, saranno gli assoluti, saranno in vasca lunga, per cui un buon test perché a dicembre in vasca lunga è sempre tosta, però sarà un buon test e bisogna andare forte. Bene, noi della WISP ovviamente ti facciamo l'in bocca al lupo e ci aspettiamo che questi progressi che stai facendo continuino e ti aspettiamo anche a grandi appuntamenti internazionali, perché davvero anche parlando con i tuoi allenatori ne hai tutte le potenzialità e noi vogliamo vederti lì insieme ai più forti. Credi, grazie, ti spero anche io. Va bene, ciao Simone, in bocca al lupo mille. Per le prossime gare. Grazie, ciao a tutti. Bene, con le interviste a Marco Orsi e Simone Geni, uno un campione del Circolo Nuoto, l'altro un astro nascente che aspettiamo bolognesissimo e quindi aspettiamo tra i migliori, si chiude anche questa puntata di WISP Sport e Salute per Tutti. Noi torniamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora, e quindi un saluto da Marco Bergonzoni. WISP Sport e Salute per Tutti torna martedì alle 17.45. Per essere sempre aggiornato su tutte le iniziative del Comitato Provinciale di Bologna, visita wispbologna.it.